Ultimo fine settimana di giugno, con bar e ristoranti in piena attività, tanto che il ritorno alla normalità pare finalmente più di un semplice auspicio. Da lunedì cadrà anche l'obbligo delle mascherine almeno all'aperto e l'estate può davvero cominciare. A contarci sono soprattutto gli operatori del turismo, perché il mese di giugno in Valtellina non è certamente stato indimenticabile. Avevano aspettative molto più alte, pensando che in seguito alle aperture, almeno locali, comunque nazionali, le persone avessero molta voglia di trascorrere dei giorni fuori sede, quindi in vacanza, e molti si aspettavano dei numeri più interessanti. Differente il discorso per i mesi di luglio e agosto. Bene a livello di prenotazioni sempre incerte, con la possibilità di poter cancellare fino all'ultimo minuto, però i numeri al momento sono buoni. Incoraggiante il dato su Livigno. Alla stessa data dello scorso anno le vendite sono avanti del 13%, quindi le aspettative da parte degli operatori sono buone. Ma se le prenotazioni lasciano ben sperare, ora gli operatori si trovano alle prese con il problema del personale. Nonostante le aperture anticipate diano delle garanzie di lavoro più lungo, ci troviamo in seria difficoltà, specialmente le strutture di nuova apertura che non hanno staff solido e costante negli anni. Necessario trovare una soluzione per questa situazione particolarmente diffusa e diretta conseguenza del lungo stop a cui la pandemia ha costretto strutture ricettive e il settore della ristorazione. I fattori sono molti. In parte il Covid ha effettivamente spostato tanta manodopera, specialmente su ristoranti, quindi parliamo di camerieri, personale di cucina, in altri settori che non si sono praticamente mai fermati, penso al settore artigianale, al settore industriale, agricolo, e questo ha creato parecchi danni, e specialmente su manodopera non molto specializzata. Il presidente di Federalberghi Sondrio non usa giri di parole per definire il fenomeno. C'è proprio una vera e propria fuga verso paesi che garantiscono stipendi molto più alti, che anche questo inverno non hanno subito le brusche frenate o stop che abbiamo subito noi, pensando soprattutto alla Svizzera, visto che la provincia di Sondrio è confinante con la Svizzera, abbiamo avuto parecchio personale che oggi sta andando lì con stipendi che sono due, a volte anche tre volte più alti dei nostri, quindi è impossibile competere in questi casi.